Salve a tutti e bentornati in questo mio nuovo video. Quest'oggi sono qui per recensire un libro. In effetti si tratta di un romanzo. Un libro che ho letto circa un paio di mesi fa, ma per vari motivi non ne ho mai fatto una video recensione. Però ci tengo particolarmente perché dopo averlo letto, questo libro ha scalato, tra virgolette, le classifiche dei miei libri preferiti per raggiungere la vetta. Infatti è probabilmente al momento il mio libro preferito in assoluto. È un libro a cui io in particolare tengo molto, nel senso che è, possiamo dire, quasi il libro perfetto, secondo me, con l'argomento giusto, cioè l'argomento che io preferisco, il modo di scrivere che preferisco e la semplicità al punto giusto, che comunque non esula dalla una lettura anche matura. Sto parlando di La bomba di Todd Strasser. Allora, questo romanzo, dall'autore appunto Todd Strasser, che è l'autore del più famoso L'onda, che è sicuramente un altro bel romanzo che voglio leggere, è un romanzo post-apocalittico. Allora, subito mi ha colpito la copertina, che come potete vedere è veramente bellissima a mio avviso, con la bomba e la O della bomba che rappresenterebbe un bunker. Allora, subito dopo aver visto la copertina io ho capito che trattava di un argomento post-apocalittico comunque collegato ad una guerra nucleare. E poi leggendo la trama, le mie previsioni sono state confermate. Infatti, la trama è molto semplice. È l'estate del 1962. Scott è un ragazzino di 11 anni che vive negli Stati Uniti e passa le sue giornate a giocare con gli amici. Però in quest'anno, nel 1962, e in questi anni, cioè quelli praticamente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla fine degli anni 60 e praticamente l'inizio anche degli anni 70, vi è un aleggia nell'aria, soprattutto degli Stati Uniti, una grandissima paura di una fantomatica guerra nucleare. Infatti si teme che la Russia comunista possa bombardare gli Stati Uniti grazie alle armi di ultima generazione inventate al termine del secondo conflitto mondiale. In questi anni, infatti, dove abbiamo il presidente Kennedy che più volte quasi spaventa gli americani nei suoi discorsi, ma al tempo stesso cerca anche di rassicurarli. Infatti proprio all'inizio del romanzo vi è una frase di John Fitzgerald Kennedy che recita: è folle che due uomini seduti ai due capi opposti del mondo abbiano il potere di decidere di porre la parola fine alla nostra intera civiltà. Commento sulla crisi missilistica cubana avvenuta il 27 ottobre 1962. Infatti questa crisi missilistica nella realtà infondò una paura, ovviamente forse si arrivò al limite della paura quando ci fu questa crisi missilistica. In quel momento, secondo gli americani, ci sarebbe stato l'attacco. Il romanzo parla proprio di questo. Ovvero, in seguito alla crisi missilistica di Cuba, l'attacco c'è realmente. Infatti è una cronistoria, in realtà è tratta di una cronistoria, perché l'attacco avviene e la Russia bombarda gli Stati Uniti e probabilmente anche gli Stati Uniti rispondono all'attacco bombardando l'URSS. In questo frangente vediamo la famiglia di Scott, lui, sua mamma, suo papà e il suo fratellino. Sono un'ordinaria famiglia americana, vivono in una villetta in una città degli Stati Uniti e ognuno ha la sua vita tranquilla. Il problema è che nella strada, nel quartiere dove vive Scott, l'unico realmente che ha davvero una paura quasi, non dico folle, ma una paura concreta, è proprio il padre di Scott. Tutti gli altri abitanti sì hanno paura, ma comunque non si preoccupano più di tanto di ciò che può accadere. Infatti il padre di Scott arriverà a prendere delle precauzioni sempre maggiori. Inizierà ponendo ai suoi familiari delle maschere antigas per proteggersi in caso dei bombardamenti dalle radiazioni, almeno questo è il suo pensiero. Prendere scorte di cibo, scorte di acqua e arriverà addirittura a costruire un bunker nel giardino di casa sua. Questo è proprio il cardine centrale della vicenda della bomba. Infatti possiamo dire che la bomba si è divisa in due parti. Queste due parti sono praticamente due linee temporali quasi parallele, perché praticamente si alternano capitolo a ogni capitolo. Abbiamo la linea temporale precedente all'attacco, quindi la storia di Scott e della sua famiglia, quello che avviene prima dell'attacco, paura degli americani, discorsi in televisione,
le esercitazioni a scuola in caso di attacco. Infatti in quegli anni si facevano anche nelle scuole elementari, nelle scuole medie, si facevano molte esercitazioni. E poi c'è la linea temporale del mentre, dal momento in cui inizia l'attacco al momento in cui Scott e la sua famiglia si precipiteranno nel bunker, ma non saranno soli. Infatti oltre a loro arriveranno altre famiglie che si chiuderanno in questo bunker. Il problema centrale, infatti, come dice proprio la trama, il preda panico, tutto il vicinato cerca di infilarsi a forza nel rifugio. Qualcuno resta ferito, gli animi si infiammano e alla fine 10 persone si ritrovano stipate a condividere uno spazio e risorse troppo esigue, con la speranza di sopravvivere e con l'incertezza di come sarà il mondo una volta usciti di lì. È proprio questo il problema. In 10, in un bunker che potrebbe ospitare al massimo 4 persone, è logico che le scorte inizino a finire, che si debba razionare in maniera categorica il cibo, altrimenti non si potrà sopravvivere. Questo secondo me è uno dei punti cardini di tutta, naturalmente è il punto cardine questo precisamente di tutta la vicenda. Secondo me La bomba di Todd Strass è uno di quei romanzi che va letto. Il target di età dovrebbe essere a partire dai 13-14 anni, ma secondo me è un romanzo che può essere letto a tutte le età, perché con una semplicità veramente travolgente, ma al tempo stesso un argomento maturo e un argomento che comunque va affrontato a tutte le età. Secondo me lo si può leggere a 10 anni, come lo si può leggere a 20, come anche a 50, perché è sicuramente, a mio avviso, un romanzo che non ha età. Poi comunque vi stavo dicendo appunto che secondo me è quasi il romanzo perfetto, è proprio la storia che io volevo leggere. Io sono molto appassionato del tema post-apocalittico e questa mia passione per questo tema post-apocalittico è stata anche influenzata ulteriormente da due videogiochi. Io sono anche appassionato di videogiochi e i due videogiochi in questione sono sicuramente questi due, Fallout 3 e Fallout New Vegas. Questi due sono gli ultimi due capitoli della serie Fallout, una serie di grande successo post-apocalittica, un GDR, ovvero un gioco di ruolo post-apocalittico. In queste due serie abbiamo un futuro post-apocalittico in cui nel 2077 una guerra nucleare ha sconvolto l'intero pianeta. La cosa bella però di questo videogioco è comunque che, anche se ci troviamo in un futuro prossimo, tutto il background e il mondo stesso, gli Stati Uniti, è come se fossero rimasti al 1950, non si siano mai evoluti. Anche le automobili, i vestiti, le armi sono le stesse che vi erano in questi anni, negli anni in cui è ambientato La bomba. Quindi io ritengo che La bomba di Todd Strasser sia uno dei migliori romanzi sul genere che sia mai stato scritto. Io quindi vi ricordo ancora La bomba di Todd Strasser, ve lo consiglio caldamente perché ritengo che sia una bellissima lettura, anche se semplice, comunque con un tema e anche quasi una morale di fondo molto importante, e assolutamente vi consiglio di leggerlo. Noi ci vediamo al prossimo video e buona permanenza sul mio canale.